in mezzo all'acqua sprecata per i tuoi peneri, anche se gli ho espressamente vietato al tuo corpo ogni tipo di alcol. Il tuo corpo non ti obbedisce più e la tua anima non vuole obbedire a me. Solo io devo sempre obbedire alla grande morale, se no la tua vita senza senso finisce in un merdaio. Per dare una mano alla tua vita bisogna farti schiattare tutto il marcio. Ma allora di te non resta più niente, Herman, perché il tuo corpo è imbottito di vita marcia. Mamma, il mio quadro sprofonda. Al buio se non accendo una scintilla di felicità nella mia vita dentro. Sono sempre in penombra di questi paesaggi e non mi danno pace. Salvo se il bacio di un occhio negro non rende la natura più dolce. Il signor padrone di casa ha fatto una faccia molto seria da presidente della Repubblica quando ha detto che il quadro deve essere sgargiante, con tanti bei colori e comunica un senso di allegria. Sul muro della cameretta dei bambini lui vuole vederci l'allegria, ha detto il signor padrone di casa. Se non lo ripaga sono 500 scellini. Se per la tua bella vita colorata devi scappare nell'alcol il tuo braccione fisico, posso anche rinunciare al balconetto. E adesso fammi piacere di alzare di lì e metti le stoviglie in asciutto nella cadenza. Poi il secchio pieno della spazzatura aspetta solo che tu dai una mossa e lo accompagni giù in cortile. E penso che ti fa proprio bene se ti sbrighi a sbrigare le tue faccende. Però quando il signor padrone di casa entra da quella porta, io gli dirò che tu secchi la mia arte tra la roba da lavare e dentro il secchio della spazzatura. E gli riferisco anche al signor padrone di casa che i miei colori per colpa della tua disumanità finiscono nel primo buco che capita. E allora il signor padrone di casa tirerà fuori dai suoi pantaloni una bella moneta per me e mi porterà via. Allora sì che potrò sciacquare i miei panni nella vera arte, lontano da te. Herman Verne, il famoso artista della nostra città, diranno. Lui sì che ce l'ha fatta, il Verne. E tu resterai da sola, perché ormai sei solo, vecchia. Ma io sarò la prima a festeggiare dopo di te. Se la terra spalanca un bel buco dove scaricarti. Solo che il mondo mi è così scemo da cogliere nel suo ventre uno come te. E se il signor padrone di casa ti comprò una volta un quadro per la stanza dei bambini? Ma non credere che per questo sei diventato un grande pittore che passa forte in tasca per il mondo. Una vecchia traia schifosa sei che vuole cancellarmi dal mondo. Ma verrà il giorno in cui anche il sole sarà costretto ad ammettere che Herman Verne vide la sua luce a Graz e la riprodusse su tutta la superficie terrestre. Graz, signor Verne, signor! E il creatore di raggi di luce personali, signor! E poi, piccola città, grande arte, signor! E pensando al futuro, si dirà semplicemente arte di Graz. Perché la vera arte di Graz non è una cacatua pomeggiata da un cane rotato da un cane, e l'arte di Graz non è un fegato spappolato che è rotato da un cadavere alcolizzato mentre viene rotato, e l'arte di Graz non è affatto inutile. Nessuno può togliermi Graz dalla mia vita. Grazie d'arte è l'arte di Graz. Dunque, l'arte di Graz. Questo genere d'arte nasce dagli spiriti e svuotano i loro sentimenti su questa città sentimentale. O meglio, quando un qualsiasi genere artistico decide di dar vita a qualcosa di unico che nasca dall'uomo sentimentale di Graz. È la stessa cosa del signor padrone di casa che vuole un bel quadro a colori per la stanza dei bambini di Graz.
fuori dalla tua miscela tutta questa domanda anche a me! Perché un po' castrarsi la mia arte sul nascere, fino a levarle il respiro? Non appena i miei pensieri si innalzano nell'aria come pinguini bianchi e neri, tu apri la pancia della mia arte, come fai con quella della gallina, cotta ogni domenica, nera! Un giorno rimpiangerai umanamente le mie galline in grotte della domenica, Herman, quando io tua madre sarò morta. Tutte le volte che passerai di fronte a un corripetto, guarderai ogni gallina con bramosia. Ogni domenica che verrà sarà una gallina in meno per te, e tutte le galline tolte finiranno per toglierti la vita, perché la tua brutta vita mi avrà portato alla fossa. Quando un giorno, Herman, io non ci sarò più, toccherà a te esplicartela con la tua fine atroce, e sarà un bel compito! E mi sarò alzato con un piede destro e un piede giusto nella vita, e tutto quello che è diventato spaventoso nel mio Herman non dovrà più avere paura, perché con lo sguardo bianco per lo stupore vedrò che il mondo intero si è messo conto. Letto. E con la stessa calma di tutti gli altri potrò girare, e con i miei occhi guardando il fuoco dove sarà la tua salva distesa, la lingua di mezz'ora dal muso, e io ti lascio a tua casa come se mi servo torno carico di pezzi modelli, una piccola pressione e gli occhi della merda sono spariti, e non sarò mai più spulsato nel segreto del sonno con quel salto di cuore preso a patima, non dovrò più mangiare patatine fritte ammasciate nella tua pipì, non mi toccherà più sentire che io sono la puzzazione del tuo padre di merda, e alla fine sarò forse l'erede di Dio, perché io sono unico. Tu sei stata fecondata una sola volta, e io sarò l'unico a tornare! Tu sei malato nel cuore. Sei prigioniero di una malattia della vita. Hai bisogno di un lavoro che ti riporti all'ordine, di un impegno che ti tiene stretto. Ciao di pizza!
è proprio vero, vero. Non se lo sono mangiato i negri! Anche i negri in Africa hanno i loro gusti. Nemmeno loro riescono a mandare giù tutto. Io sono tua madre, Anna. Sono stata io ad arrivare al tuo corpo. Ti ho messo al mondo e tu non sei dovuto restare all'inferno, dove tutte le cose aspettano la vita. Ma tutto deve poter esistere. E allora io ti maledico a sprofondare nell'abisso tra le più atroci atrocità, dove il tuo sesso crescerà continuamente e continuamente ti verrà tagliato. Tu da questo momento non vedrai altri all'infuori di te. Condurrai le stoviglie asciutte nella credenza. E la spazzatura ti rivelerà chi sei quando la rovescerai nel bidone grande. Aiutami, maledetto. Attenzione a quella tazza da caffè. Mio padre ci beveva ogni giorno il suo latte. Se me la rompi, sei finito. Dovrai pur perderla prima o poi, la tua vita da cattivo. Fa attenzione quando asciughi i piatti a non scolare tutto sul pavimento. Ormai mi hai rovinato il pisolino. E dato che il mio pisolino pomeridiano è andato, non mi resta che una notte insonne in cui i pensieri per colpa tua mi strazzeranno il cuore e la circolazione. Ma neanche tu troverai sonno. Sarà la penitenza a tenerti sveglio. Eccomi arrivata la scadenza della calma. Il mio corpo si agita come una catastrofe atomica rossa. Cosa senza senso, per quest'ansia terribile! Il Papa non è morto, e tu sei ancora vivo! Ma era solo uno scherzo di mia invenzione, visto che anche tu con me ti diverti tanto! Chiudi la tua bocca sudicia sul tuo peccato! Nel mio ventre tuo padre ha scavato la mia fossa! Stronzate! Te ne vai proprio a cercare le stronzate!
Che cosa fai se non riesci più a trovare un peso per alimentare il tuo malessere? Quando non ti senti a disagio sei sempre infelice. La tua bocca degenerata, storpio condannato che sei, con la tua esistenza marcia hai appena calpestato mio padre! Tutto mi duole perché la mia testa non è mai potuta venire al mondo. Tu sei un moribondo, sei uno scarto, non ti meriti neanche di mangiare. Verrai seppellito vicino alla fogna, la tua vita verrà fatta a pezzi e distribuita a tutta la marmagna che c'è in giro. E quando sparirai invece tu da questi occhi inariditi? Persino le lacrime si sono addensate come panna acida perché un malvagio calcolo divino ha voluto che nel mondo mi cacassi proprio tu, dal tuo secondo buco. Quando verrà il momento che la mia divina tormenta di mordere la terra piena di vermi? E quando potrà il piccolo Herman andare a pisciare tutti i giorni sulla tomba della sua cara mamma? Ma prima che la vecchia mamma ammuffita schiatti, il piccolo Herman sarà buono con lei per l'ultima volta. E da bravo farà un bel buco nella testa della sua mammina e poi ci metterà dentro il pisellino perché gli vuole tanto bene la sua mamma, Herman. Un bel buco nuovo farà Herman perché quello vecchio gli fa paura, Herman. E da lì che è sbucato fuori, Herman uccia lo storpio. Perché fa questo verso, vecchia mamma Herman? Ma sì, non è contenta se una volta sono buono con lei. Anche lo zio Totoro era tanto buono con il manuccio quando era piccolo. Lo prendeva per il collo storpio com'era e gli ficcava nel musetto il suo rosso pisellone da zio Totoro. E lo zio Totoro diceva anche che era una cosa così bella che non bisognava raccontarla a nessuno. Lasciate che i fanciulli vengano a me, diceva lo zio tutore, perché se ne intendeva lui di fede cattolica. E poi lo zio tutore diceva anche che Manuccio doveva fare un movimento come per ingoiare, perché così era più bello, perché Manuccio era un vero metto ormai, anche se in segreto, e che non c'era nessun bisogno di sputare e piangere così tanto, perché la colpa era della sua pelle bianca e dei suoi capelli rosso fuoco. Ma perché il Manuccio era tutto? Maschietto, femminuccio, eppure animaletto. Poi lo zio Totore ha detto che bisognava dare un'occhiata anche al buco del culo, perché tutti quelli con i capelli rossi hanno un buco del culo stranissimo, un buco rosso
bianco, rosso. Poi però è arrivato il postino. E ha rovinato tutto, ha detto lo zio tutore. E dato che lo zio tutore ha sempre voluto andare sul sicuro, ha sistemato il manuccio del porcile per 3 giorni. Tutto bello schizzato com'era, in modo che non tirasse fuori qualche porcheria di sue invenzioni. Anche se stavano quasi per schiacciarlo, i maialoni della stalla, il manuccio a storpio. C'era buio nel porcile. Anche caldo. E Herman credeva che sarebbe arrivata la notte. Come il nostro bastone quotidiano dacci oggi! Perché quando si crepa, crepano anche gli altri nella nostra testa. Crepa la morte, e ci riperderà tutti quelli che devono morire, e ci ripulirà tutti quelli costretti a vivere. Ma la morte non è arrivata. È arrivata solo la mammina di Herman. E la mammina ha detto che Herman deve tenere chiuso il suo becco spudorato, perché lo zio tutore è uomo da bene, visto che è lo zio tutore. Ma Herman ha detto che da quel momento non voleva più chiamarsi Herman. Perché quando si muore, forse, il nome non è più importante e quindi per la morte è più facile entrare nel corpo. E la mamma ha detto che bisogna vivere, perché l'inferno per gli uomini è una dispensa di dolori ben più grande di quella che già conosco. Ma Herman, la sua cara mamma alla quale voler bene, non deve starsene per la strada, perché le donne sono tutte puttane. E perché corrono molto più in fretta di Herman. Lui può infilare il suo pisellino solitario nel buco appena fatto in testa alla mamma. Non come con le puttane. Che al massimo gli puoi tirare un sasso e dopo corrono pure più in fretta di prima. E adesso... facciamo un bel buco nella testa per il pisellino di Herman. Credere di condurre una vita così chiassosa senza dare fastidio, avete perso del tutto il comprendonio da non accorgervi che il mondo è pieno di persone e che sopra e sotto di voi, alla vostra destra e alla vostra sinistra, si conducono tante rispettabilissime esistenze. Mia moglie si è scottata un dito stirando e mia figlia, per il gran rumore, è diventata così insopportabile che ho dovuto calmarla con un ceffone. Persino il criceto si è svegliato. Questo mi dispiace a tal punto da chiederle scusa, signor Kovacic. Forse è per via della bassa pressione che provoca nel cuore della gente tutta questa agitazione. Ho già detto ad Herman che è troppo arrogante. Ma io ci cago la mia intera razione settimanale di merda sulla sua bassa pressione, tanta di quella merda che non c'è arroganza che riuscirà a sbucarne fuori. Non è davvero un'educazione conveniente quella che avete nella vostra vita interiore. Lei, Kovacic, proprio lei, cosa tira fuori lei dal suo essere straniero, randagio? E faccia più attenzione anche agli effetti acustici. Ad esempio, che sua moglie non sbatta sempre il cranio contro il muro quando lei ha uno di quei suoi schifosi rapporti con quella vacca. Fino a notte fonda. Herman, chiudi quella tua bocca disgraziata! Io sono un autentico austro-germanico da 2 generazioni, sano, onesto e per di più un impiegato. E questo artista storpio, la vita gliela faccio a pezzi. Brutto scarto di merda! E poi
Ammetti! Dove ti porto la cattiveria, Sono stati presi tutti nell'agitazione! Io sono ormai alla disperazione, signora! E la famiglia Kovacic è stata disturbata nella sua intimità familiare! Io non oso pensare che cosa devo pensare la signora Cazzafuoco! Tutto distruggi! Perché sei quello che sei! Torni pure alla calma, signora Verme. Sappiamo bene che lei è una brava donna, attenta al risparmio. Lei ha una bella croce con quel ragazzo, anche se non ha debiti. Ma spesso sono proprio le brave persone che, a furia di voler guardare il sole da vicino, si sporgono tanto in là che cascano dalla finestra. Noi capiamo le cose interiori della signora Verme. Rudy? Anche Rudy capisce le cose interiori della signora Verme. Rudy? Rudy, di qualcosa? Sì, certo, sì. La cosa migliore, cara signora Verme, sarebbe rinchiudere il suo ragazzo menomato in un istituto di assistenza competente. Questo recherebbe un bel sollievo alla sua vita, che è così dura. E lei potrebbe godersi una nuova bella vita. Luminosa? Ariosa? In un bello ospizio? Luminoso? Arioso? Fino a dimenticare tutti i momenti brutti, cara signora Verme. E l'appartamento lo potremo prendere noi. Non ci sarebbe nessuna complicazione, né per noi, né per la nostra famiglia. Sì, certo, sì. Con la realtà da una persona.
Lei è un cagnaccio rognoso da tenere alla catena. Ma io... Già di per sé mi costa un bello sforzo. Io non sono ancora entrata in possesso della bottiglia di cognac che avevo richiesto e neppure delle sigarette di cui l'avevo incaricata. Per non parlare dell'arrosto di vitella con tagliatelle e dell'insalata di rabbionzoli. Mi risparmio di nominare la stracciatella in bravo. Mi avrebbe comunque rovesciata la metà. Perdoni semplicemente tutto, signora Cazzofuoco. Abbia la pazienza almeno una volta in un giorno come questo che nostro Gesù Cristo, signore, non vorrebbe neanche sul calendario. Oggi c'era tanta bassa pressione che quasi si soffocava. È uno scandalo. In verità è uno scandalo che non avrebbe neppure modo di esistere perché una sottospecie umana come lei non è ovviamente in grado di dare scandalo. Che troia la vecchia, fica ammuffita in putrefazione. I vermi è da un pezzo che hanno mangiato via l'utero a quella lì.
sterile come è, ha ancora il coraggio di aprir bocca. Rudy, no! Certe espressioni davanti ai bambini non si dicono. Che poi sono bambine e questo linguaggio da strada gli resta sullo stomaco. Mai nessuno ha insudiciato l'onore della mia onestissima persona vuotandomi addosso tanta merda quanto questa cazzo fuoco! Il mondo professionale stima Kovacic e la sua onestà, tutti dicono sempre, anche stavolta Kovacic ha fatto un ottimo lavoro, Kovacic sì che capisce il suo mestiere, a volte sento sulle spalle un gradevole peso dal riconoscimento che devo portare. Il mondo del tempo libero poi mi sorride come se vedesse in me un regalo natalizio. Kovacic sì, che è un tipo in gamba. Ecco cosa si dice, alle bocce è un professionista. A briscola non sbaglia una carta perché Kovacic sa cosa vuol dire pensare. Anzi, Kovacic è proprio un asso e gli assi vincono sempre, anche nel lavoro. Un asso può avere incarichi di fiducia, magari diventare un vero sindacalista se continua a riscuotere fiducia. E per quella vacca arrogante conto meno del suo e di picche, quella strega si merita che qualcuno infili sotto una bella granata. E bomba! 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 Ah, adesso basta con queste volgarità sulle donne, perché anch'io sono una donna e ho la mia dignità femminile. Le tue schifezze sulle donne, tirale fuori quando sei al bar. Altrimenti finisci per offendere anche la donna che c'è in me. Guarda. Guarda. La goccia che fa traboccare il vaso. Adesso mi sono anche bagnato tutti i braccioli. È una giornata da fare a pezzi! E io la faccio finita con questa giornataccia. Guarda un po'! Il mondo finirà per sparire morto, affamato, in un buco nero. Non c'è più niente che stia al proprio posto. Oh, anche il criceto non fa che correre tutto il giorno sulla sua catena di montaggio. Una femmina anche questa. Sei un lurido cane, papà! Quelli come te dovrebbero essere fucilati dalla protezione animali. È stato un assassino, Rudy. Non un incidente familiare. Ma va, non è poi così grave. Un criceto stecchito. Tra un po', anche i mobili nuovi avrebbero puzzato di quella bestia merdosa. Anche a te dovrebbero ammazzare quelli della protezione animali. Parli così solo perché era il mio crocetino. Il tuo ti ha mollata perché non avevate un bel rapporto. Non volevo ucciderlo. Non volevo farmi prendere dall'agitazione. Volevo solo spaventarlo. Oggi va tutto così male. Sì, però adesso tu vai a seppellire il mio crocetino giù nell'orto. Sotto le rose. E poi costruisci una piccola croce con due rametti in modo che in autunno nessuno vanghi la sua fossa. Domani, quando questa orrenda giornata sarà finita del tutto, sepolta la giornata di oggi, seppellirò il tuo criceto. Ora però tutto questo nervosismo diamoci un bel taglio così poi tagliare la corda e non potrò più tormentarci.
creiamo un'atmosfera di distensione nel nostro appartamento così pieno di bei mobili perché il nostro papà si è fatto in bello per farlo in quattro. Su, Desiree, porta una birra che ha procurato il mobilio. E tu, Bianca, versami un bicchierino di liquore all'uovo. Come nelle migliori famiglie, la padrona di casa sorseggia un liquorino, mentre il capo famiglia rinfresca le sue membra vigorose con una bella birra. Oh, ma siccome il benessere deve essere di tutti, anche alle nostre figlie sarà permesso un piccolo brindisi con noi. Ma sì, rilassiamoci. Facciamola finita con questa giornataccia. Mettiamola come si fa con i vecchi cani bastardi. Come si dovrebbe fare con la vecchia cazzo a fuoco! Se al mondo ci fosse una giustizia veramente giusta! Ora lasciami quella vecchia stregata da sola nei vendicatori, contro di lei non possiamo fare nulla. Pare che sei intima dei politici più influenti del paese. La del Potter, quella del primo piano. Una volta mi ha confessato di aver sentito la vecchia cazzo a fuoco parlare al telefono e dire: salve, cancelliere! Vecchio bandito! Come va la vita in privato? Ah, in verità la vecchia è proprio una strega cattiva! La settimana scorsa mi ha messo in borsa una zucca! Ha detto: io odio le zucche! Ma per te va bene, mia cara! Una mela avvelenata sarebbe troppo tacchietta come sei! Tacchietta, ha detto! E che vuol dire tacchietta? Tacchietta! Vuol dire che sei tozza! Yeah.
d'amore e accompagna ciascuno al suo bel appartamento. Abominato! Anch'io! Ho trovato tuo padre senza dovermi inventare chissà che sforzo. Nella vita non bisogna mica cercare le virtù come i funghi porcini. Che poi non si cercano mai veramente, perché te li ritrovi sotto i piedi quando vai in un bosco di funghi porcini. La vita non è altro che una famiglia numerosa dove tutto fila liscio. È una famiglia furba, deve restare unita. Sì, solo i criceti non hanno diritto di voto in una famiglia statale come questa! I socialisti mettono sotto pressione tutti i bei cricetini finché schiattano e poi li seppelliscono nel giardino di casa! Silenzio! Ora la vita ha finalmente ripreso gli orribili in perfetta armonia, quindi non voglio vedere macchie sul grande abito della famiglia. Le divisioni sono superate. La guerra totale degli animi non c'è stata. Abbiamo un bel appartamento che può vantare mobili nuovi e moderni. E due belle ragazzotte come Bianca e Desiree. Questo è ciò che importa. Il resto non ha senso. Sì. Pacificato. Possiamo celebrare l'amore per il prossimo nella nostra bella chiesa e ciò nonostante essere dei buoni socialisti. Funzionante, e allora dobbiamo mantenere il contegno delle buone ragazze.
sì, le regole sono tutte una puttanata. Fortuna che al giorno d'oggi siamo moderni e aperti come un portone di ferro, e che il nostro tempo le regole le cancella più allegramente che il passato pieno di mistero. Ah, ma le regole non sono poi così allegre, caro il mio signor padre! Oltretutto, oggi hai ammazzato il mio criceto. Con la calza a fuoco non ci provi, perché poi... Adesso si sta proprio esagerando, così ti rivolge il tuo mio padre! Di questi tempi avere le sei genitori moderni è come avere dei mobili vecchi. Quando ero una ragazzina io, i pericoli del mondo si insegnavano a colpi di severità sui corpi delle ragazzine. Una bambina, già da bambina, deve capire cos'è una donna. Un bambino, già da bambino, non deve fare il bambino. Altrimenti da bambino che è, diventa un bambinone e non aspetta più di bambine, c'è! Sì, sì. Quando si è bambini si fanno tanti errori mortali, si distruggono tanti valori e tante belle cose. L'uomo è mortale ed è per questo che bisogna fare attenzione agli uomini, perché non distruggono anzitempo tutto quello che hanno di utile per la società. Ogni singolo uomo deve essere solidale, altrimenti non è un uomo per bene. È un uomo morto! Non è mai solidale! Solita sbrodolata ghiandolare, papà. Gli uomini sono fatti per stare insieme, che lo vogliano o no. Se gli uomini imparassero che sono esseri piccoli piccoli, capirebbero che davanti a Dio lei sono tutti uguali. Lo dice il signor vescovo. Tanto qui è sempre tutto uguale. E noi siamo tutti strani allo stesso modo. Tutto è sempre e comunque in ordine. Ogni cosa va da sé. Ma è l'ora di una visita? Che stranezza! Gli anni alla furba di bussa alla porta. Questa festa di compleanno si trasformerà in una vittoria!